Hai conosciuto un uomo, ci sei uscita, ti è piaciuto, avete trovato un buon feeling, una persona divertente, intelligente, con gli stessi gusti, insomma, una persona che ti è piaciuta molto, fin tanto che non siete finiti a letto. Lì si è rivelata una delusione, perché hai provato poca eccitazione, non provavi far fare uno stomaco. E insomma, sulla carta sembrava l'uomo perfetto, però a letto si è rivelato un fiasco. Magari non era tutta colpa sua, ma neanche colpa tua, è che nel mix, nell'insieme, non si è creata quella che viene definita chimica sessuale. Ora la domanda è possibile creare artificialmente o comunque favorire la chimica sessuale con una persona che ti piace particolarmente, oppure è un qualcosa impossibile che non si può assolutamente modificare perché è connaturato dentro di noi. Ora, dobbiamo dire che il piacere sessuale e la chimica sessuale è un qualcosa che si crea con l'esperienza, ma si può anche imparare e si può anche migliorare. Perché diciamo, quella che chiamiamo chimica sessuale in realtà non è altro che imparare a dare le stimolazioni giuste alla persona, imparare a dare le stimolazioni giuste nel modo giusto e quindi andando ad agganciare sia le zone erogene secondarie, diciamo, sia soprattutto la fantasia, sia soprattutto la parte immaginativa, quindi quella che viene chiamata chimica sessuale è, diciamo così, il mix, l'abbinamento tra l'eccitazione mentale e poi la tecnica fisica. Allora, da un punto di vista mentale, tieni presente che si può quasi fare un'equazione, no? Che l'eccitazione è data dall'attrazione che si prova per quella persona, più l'ostacolo, quindi più una qualcosa diventa difficile, ci impegniamo a conquistarlo, più diventa ovviamente eccitante questa cosa. E quindi si produce già in modo autogeno, direi endogeno, una chimica perché l'eccitazione, il desiderio è tale per cui diciamo ha già fatto il 50% del lavoro. Quindi se l'altra persona però è una persona che questo è sempre disponibile, ogni volta che tu schiocchi le dita lui arriva, sarà difficile. Devi creare a questo punto una fantasia per cui immaginartelo come difficile mettere qualche ostacolo, magari che so, presentalo a una tua amica per creare un po' di gelosia, qualcosa così. E poi devi capire esattamente quelle che sono anche le tue fantasie, perché se tu in qualche modo riesci a comunicare le fantasie che possono andare dal dirty talking a fantasie legate alla dominazione piuttosto che diciamo ad avere un ruolo attivo, un ruolo passivo. E è anche importante che tu conosca le sue perché, come dire, già il fatto di riuscire a diciamo, eccitare una persona molto è di per sé può essere eccitante. E soprattutto non diciamo, lasciare che lui si sbrighi senza diciamo, mettere in atto dei preliminari, senza che lui non inizi a giocare. Per fare questo è importante diciamo, partire non proprio dal punto dove si deve arrivare, cioè dalla camera da letto o dov'è, ma iniziare a creare una tensione sessuale in un altro contesto, un contesto dove non può essere espletata, ad esempio in un ristorante piuttosto che in un locale, in modo tale che diciamo, il vincolo, quindi l'ostacolo, è dato dal luogo che non permette diciamo, di andare oltre ovviamente un certo limite.
per cui ti autoprocuri, diciamo, eccitazioni in questo modo. È ovvio che se hai una persona che, diciamo, capisce, è intelligente e anche lui ha un forte interesse a, diciamo così, a creare questa chimica, è molto più facile che avvenga. Se hai a che fare con uno che invece non si rende conto di nulla, diventa tutto più complicato. A quel punto lì è meglio che cambi partner. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao.